By now you are a pro. This was a pop. Oh my god, you're right. I hadn't even. I saw it go there and fall. It's a good thing I had eye protection on. Jeez. Happy birthday, love. Thank you, my love. I can't believe that we're drinking champagne at 9 in the morning. I don't know how to pour it either, so that's always fun. Oh, wow. You can tell it's pretty bubbly. It's super bubbly. You just opened the cage thingy in it. I gave it like a small little twist, but then my hand was wet. So I went to dry my hand like this off my shirt, and then it just went. It's a self-opening champagne. Yeah. This is incredible. Thank you, my love. You're welcome, love. It's my most special birthday ever. Never had all of this. More than welcome, my love. I love you. I love you. Cheers. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, è il mio compleanno, penso si possa capire. Sono stata praticamente catapultata fuori dal letto con un bigliettino con tutti i vari indizi per andare a cercare il mio regalo ed è stata una cosa incredibile. Ovviamente non mi sono messa a filmare da subito, anche perché non ho avuto onestamente il tempo. La prima cosa, ho visto il tavolo sulla spiaggia che Michael ha organizzato tutta la colazione per noi qua sulla spiaggia, non solo, ma con il mio champagne preferito che stiamo bevendo alle 9 di mattina. Sono andata, prima ho trovato questo boa rosa, poi ho trovato questa coroncina che tra l'altro volevo prendere per me, ma non è arrivata in tempo e lui in realtà l'aveva comunque già presa. Incredibile. E poi vi faccio vedere il mio regalo che penso si veda. Can they see it? Mm-hmm. Can't see anything. Che è questa collana di Dior bellissima, che è molto simile a quella che avevo ed ho perso e di cui mi lamento sempre. E questo era il pacchettino, quindi sono tornata con i vari indizi, ho trovato prima il boa, poi la coroncina e poi il mio regalo e poi siamo usciti a fare colazione e sono ancora super emozionata perché onestamente, tra l'altro sto sempre indossando gli occhiali di Michael che non mi stanno benissimo ma sono gli unici che ho perché quelli Saint Laurent continuano a cadere e sono super emozionata perché non ho mai avuto una sorpresa del genere, anzi veramente non ho mai avuto una sorpresa, però non mi sono mai sentita così speciale per il mio compleanno. E guardate che vista pazzesca che abbiamo davanti, è incredibile. Sono completamente cieca perché ho lasciato gli occhiali da sola in stanza. Stiamo andando a fare un pochino di snorkeling dopo che abbiamo finito la nostra super super colazione, è stato veramente un momento magico, sono tipo ancora emozionatissima, non volevo togliere il boa e il mio cerchietto, ma non vedevo anche l'ora di andare a fare snorkeling. L'unico problema è che la mia GoPro ha deciso di smettere di funzionare, mi sa che già ve l'ho detto nell'altro vlog, e qui non hanno le GoPro da noleggiare se non per le escursioni che fanno, quindi purtroppo dobbiamo andare senza GoPro e quindi vi farò un resoconto delle creature marine che vedremo, ma non potrete vederle. Però ho ancora molto materiale che ho raccolto nella GoPro dell'altra isola e quindi potrei anche inserirvi un pochino, insomma potrei anche inserirvi qualche ripresina qui. Vediamo. E sì, siamo praticamente arrivati alla spiaggia. Questa isoletta è piccolina, quindi
basta fare 10 passi e si arriva alla spiaggia. Questo in realtà è il nostro ristorante, ma qui c'è anche una barriera corallina pazzesca ed è la zona migliore per fare snorkeling. Non so se riuscite a vedere qualcosina perché passando dal freddo al caldo la videocamera sta avendo qualche difficoltà, ci mette qualche minuto a riprendersi. Spero riusciate a vedere. Che meraviglia, pazzesco! Adesso andiamo. Should we go here? Yeah, why not? Yeah. Yeah? Ci tuffiamo un pochino più avanti, dove siamo andati ieri. Nel frattempo un po' di ASMR. I will go there. Sessione di snorkeling super produttiva. Speravo di vedere una tartaruga, non l'abbiamo vista, ma abbiamo visto un sacco di pesciolini bellissimi, pesci chirurgo, triggerfish, che non mi ricordo adesso in italiano come si chiamano, pesce pappagallo, e poi abbiamo visto un pesce palla piccolissimo, carinissimo, e due pesce palla grandi, veramente veramente grandi, ma non si sono gonfiati perché ovviamente non li abbiamo voluti spaventare. Did you see? My love, did you see that the little puffer fish that we saw? Mm-hmm. Initially he was like hiding, and then he came out as to like attack us. Yeah. Like he was like this big. He came out like territorial. Defending his little reef. Yeah. That was so cute. E adesso stiamo andando direttamente a pranzo. Adoro questa vita, ovviamente. Come si fa a non adorare questa vita? Domani in realtà torniamo a casa, purtroppo. Anzi, in realtà no. I was saying tomorrow we're going home, but actually no, we're not. Domani in realtà partiamo, ma ci fermiamo per 24 ore ad Istanbul. Dormiamo una notte lì. Michael ha preso una stanza pazzesca che veramente vi farò l'home tour. E quindi sì, ci fermeremo una notte ad Istanbul e poi torneremo a casa, ma ci mancano tanto i gattoni. Arrivati, vi faccio vedere un pochino del buffet, che è pazzesco, cioè qui c'è veramente veramente di tutto, una cosa incredibile. Eccoci pronti, abbiamo onestamente la vista più bella di tutto il ristorante. E ci hanno portato anche da bere. Thank you very much. Enjoy my love. Try that. I will. That's the fried fish. Allora, Michael mi ha fatto assaggiare un pezzo del suo pesce ed era squisito veramente, ma qui il pesce ovviamente freschissimo, buonissimo. Ho preso un pezzo di pizza, questo è con manzo, però tolgo il manzo perché vabbè, non mi piace sulla pizza. E poi, come primo, volevo assaggiare anche, sempre dal Kids Corner, cioè dal corner dei bimbi, che dà sempre soddisfazioni, ho preso la pasta con il ragù. L'unica cosa, non c'era il parmigiano. There was no parmesan cheese, but we forgive them. E poi, come secondo, ho preso questo mini hamburger, da cui devo pulire ovviamente un sacco di roba. Slider. It's a slider. A little thingy. A little burger, it's a slider. Oh, it's a funeral food? Could be, it's good funeral. Con le patatine fritte e appunto
E poi Coca Zero rigorosamente con cannuccia. E non posso smettere di filmarvi questa vista, perché voglio farvi vivere l'esperienza al 100%. Wow. And here's where we were snorkeling. No, a little bit further. E qui siamo appena stati a fare snorkeling. I dessert qui sono favolosi, ragazzi, quindi io ho fatto veramente incetta. È un mix di mousse, brownies, torte, cioè è una cosa veramente favolosa. E questa è la crumble apple cake. C'era white chocolate brownie, caramel mousse, questa non mi ricordo, chocolate cake, this is like caramel something, orange. Cioè, ragazzi, wow. Eccoci alla spa dell'isola, ho appuntamento qui per un trattamento di un'ora che non so ancora che cosa sarà, è una sorpresa. La spa si chiama Wellness by Mandara. Ed eccoci qua, cioè, che meraviglia, tra le palme, fa caldo, in realtà sta un po' piovendo, ma si sta benissimo. Hello. Good afternoon, madam, sir. Welcome to the spa. Thank you. In here we have our ginger tea and a refresher towel. Thank you very much. Just enjoy. Thank you. Thank you. Adoro, sono super rinfrescanti e profumate. Here we have four kinds of massage oil, madam sir. You may please try some on your skin and choose the one you like. Okay. Yes. First one here, we have Mandara oil. Very good for sensitive and sunburned skin, and it is made from sandalwood and patchouli essential oil. I love this. This one is Harmony oil. It will balancing your body and mind, and it is made from citrus, lavender, mandarin, and bergamot essential oil. This is more delicate. Thank you. Yeah. This is the third one. We have Island Spice oil. So this oil is obviously from spices, ginger, nutmeg, and clove. Ooh. And it's very good to warming and energizing your body, and also good for really sore muscle. That. Yes. Okay. But you should get this. For sore muscles. Yeah, and but this oil is not recommended if you have sensitive or sunburned skin, yeah? I understand, yeah, because of the spices. So this one, the last one is Tranquility oil. So this oil is very good to relax and also good for stress and jet lag. And it is made from vetiver and ylang-ylang oil. I think I will go for the last one, the tranquility. Yes, please, I love this. How about you, sir? I'll do the tranquility. The same oil, one, yeah? Well, yeah? Sure, no worries. I'll prepare your massage oil and just wait for a moment, yeah? Thank you so much. Thank you. La vasca idromassaggio. Che... Okay. Guardate che meraviglia con tutti i fiorellini. Adoro. Appena uscita da questo bagno stupendo, abbiamo fatto un sacco di fotine. Ci hanno offerto ancora un po' di questo tè allo zenzero. Was it ginger tea? Yeah. Allo zenzero, sì. Dalla regia mi dicono che effettivamente era tè allo zenzero ed è stato meraviglioso, super super rilassante. Siamo con la responsabile marketing qui del resort e stiamo trasferendo tutti i file, tutte le cosine, i contenuti che abbiamo fatto, che ci hanno fatto loro con il loro drone. Nel frattempo ci gustiamo un cocktail per il mio compleanno. Io ho preso il Cosmopolitan. What did you get? Old Fashioned. Old Fashioned. Con questa vista. Cheers. 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 Thank you for a wonderful time. Thank you. E siamo a cena. Allora, Michael, come al solito, prende un po' di... What did you get? Now describe to us, please. Okay. Please tell us what you got. Chicken enchilada, chicken fajita,
So Mexican. It's a Mexican night. Oh, Mexican night. They had a pan-seared fish and a cilantro sauce. Pesce alla griglia praticamente con un with pork belly. Tomato salsa and chimichurri. Okay. Io non ve lo so tradurre perché non so neanche io che cos'è tutta sta roba. Guacamole, lo so. Se, guacamole, no guacamole. Guacamole and roasted potato. Yum. Avocados come from my part of the world. I get to make. Yeah, but it's a Spanish word. It's guacamole. Yeah, with our vegetables. Non vi faccio vedere la sua faccia. E io ho preso, ragazzi, che cosa ci devo fare io? Ma io sono italiana. Non lo so, cioè io. Try that. What is it? Roasted pumpkin. Try it. Okay. Yes, please. Thank you. E io ho preso la solita pasta, stavolta al ragù con parmigiano. Stiamo andando a prendere il secondo, qui ci sono i dolci, frutta, questi sono tutti i banchi con le cosine. Io mi sa che mi catapulto al Kids Corner, che per chi ha problemi alimentari, diciamo come me, dà sempre soddisfazioni. Oh mio Dio, qui ci sono le meringhe, oh mio Dio. E so che prenderò un po' di chicken nugget con questo purè di patate dolci che mi ispira un sacco. Scusate, ho già iniziato a mangiare, poi mi sono ricordata che volevo filmarvi anche il secondo. Ho preso le chicken nuggets, purè di patate dolci e un po' di patate arrosto. Michael invece è già alla frutta. Is the food good? Oh, it's good. Rientriamo in camera, so che c'è una sorpresina, quindi devo filmare. Oh my god! I can't believe this! Wow! Oh my god! There's even the cake! Oh, what? Look at that. This must have took such a long time. And skill. Yeah. Wow. No, vabbè, ragazzi, io non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ho mai visto una cosa così. Cioè, una composizione del genere, veramente. Io sono senza parole. È troppo bello. Non voglio andare a dormire perché. Non voglio rovinarla andando a dormire, è troppo bello. I won't take credit for anybody else's hard work. This was not me. Oh my gosh, I cannot believe this. Abbiamo trovato questa torta. E Michael, you could have lied and said that it was from you, but you were... I could have lied, but it's not. Oh my god. Questa è stata praticamente la manager del resort che ha scoperto oggi che era il mio compleanno. E mi ha fatto arrivare questa torta. E Michael però aveva già preparato le candeline perché aveva in mente di trovare una torta. Adoro. Punto di domanda è 9. No, vabbè. Oh my. Stavo per andare a nanna senza salutarvi, ma sono cotta, ragazzi. Sto già indossando il mio invisalign per la notte. Comunque è stata una giornata piena di emozioni, veramente una giornata speciale che non dimenticherò mai, ma adesso è ora di andare a nanna. Non so domani se filmerò un nuovo vlog, ma sicuramente ve lo filmerò il giorno della partenza. Quindi mia family, vi mando un bacio grandissimo, spero che vi sia piaciuto questo video, come sempre venite qua che vi abbraccio forte 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 e vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao.